Premio al formaggio dell'anno. Questo premio viene assegnato ad un formaggio pecorino a latte crudo. Mi farò prendere dall'emozione sicuramente. Comunque, a latte crudo, a pasta molle, fermentazione lattica, di breve stagionatura, un formaggio che amo pensare sia evocativo di quei formaggi prodotti sugli alpeggi abruzzesi, solo con latte appena munto e un pugno di sale, che per secoli, insieme a poco altro, ha rappresentato l'alimento principe dei pastori. Questo formaggio non poteva che prendere il nome di colui che, come nessun altro, ha rappresentato l'immagine più bella e romantica del pastore abruzzese, Gregorio Rotolo. Gregorio era schietto, sincero, con quella sottile ironia che ti faceva nascere un sorriso ogni volta che lo incontravi. Caro Gregorio, ci mancherà quella tua andatura claudicante appoggiato al tuo bastone. Ci mancherà il tuo berretto di lana che ti faceva riconoscere in mezzo a mille. Ma sono certo, ogni volta che incontreremo un pastore con le proprie pecore, non potremo che pensare a te e ringraziarti per aver illuminato un lavoro che, pur nella sua umiltà, ha accompagnato la storia dell'uomo fin dall'antichità. Consegnerà il premio Renato Brancaleoni, affinatore dell'azienda Fossa dell'Abbondanza, l'anno scorso premiato come alla carriera, quest'anno presente in giuria, e abbiamo il piacere che una personalità nel mondo caseario come Renato dia questo premio che ha un significato tutto particolare, ecco, quest'anno. Dedicato a Gregorio Rotolo. La vita di ognuno di noi è costellata di sogni, molti dei quali rimangono tali. Sicuramente quello di Gregorio Rotolo si è realizzato e penso che possa guardarlo con soddisfazione, perché è riuscito a trasformare quel sogno in una bellissima realtà, realtà dove l'elemento umano, l'animale e il territorio convivono in perfetta armonia. Questo succede a Valle Scannese, Scanno, provincia dell'Aquila, dove le grandi mani di Gregorio, capaci di accogliere un agnello, come pure capaci di una carezza ad un bambino, hanno dato vita ad una realtà dove l'uomo, figlio della transumanza, attraverso la passione per il suo gregge, ha saputo insegnare a vivere secondo moderni canoni. In quel discanno ha recuperato storia, cultura gastronomica, per trasmettere ai suoi ospiti quella cultura che è benessere animale, rispetto del territorio, filosofia di vita. Un uomo che ha saputo essere custode della montagna e angelo delle greggi. Grazie, Gregorio. Gregorio recentemente ci ha lasciato nel mese di marzo, ma com'era Gregorio in famiglia, con voi? Era diverso in famiglia come era fuori, oppure era così, era uguale? Che ricordo avete di lui? Allora, Gregorio era mio zio e come era fuori era in famiglia, un uomo molto generoso e quello che lui sapeva lo diceva a tutti, sia alle persone, qualsiasi persona, tutti i tipi di persone, quindi aiutava chiunque, a chiunque chiedeva dei consigli, gli dava i consigli giusti per andare avanti e durante il suo lavoro. Tutto. Aveva sostanzialmente delle parole verso i giovani, perché credeva molto nel futuro, che i giovani potessero
interpretare quello che è il concetto di utilizzo di un territorio, un territorio che per noi è quello del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, che ci regala dei prodotti lattieri che sono importanti, per cui noi li mettiamo a disposizione dei consumatori e soprattutto degli chef che li interpretano e li interpretano avendo dei successi enormi. Per cui lui ci ha insegnato ad andare avanti e guardare con ottimismo al futuro. La famiglia è grande, è composta anche da molti bambini che sono legati a questa idea di utilizzo razionale del territorio. Vedo che l'azienda prosegue l'immagine anche di Gregorio a livello aziendale, questo ci fa piacere. Formaggio dell'anno, formaggio, un premio tutto particolare quest'anno, il Gregoriano dedicato a Gregorio Rotolo, premia Renato Brancaleoni. Allora invito tutti i vincitori del premio a salire qua sul palco per la foto finale di gruppo, che poi conserveremo nei nostri archivi e diffonderemo nei giornali e nei social. Ultimi ringraziamenti prima di aprire il buffet. Ringraziamo Fico, il parco da gustare, per averci ospitato. Italian Cheese Award è un'iniziativa di Guru Comunicazione con la collaborazione della cantina Zaccagnini, Vignaiolo d'Abruzzo, Pool Pack Professionisti nel packaging alimentare. Ringrazio tutta la redazione di Guru Comunicazione che in questi mesi si è dedicata ad assaggiare queste bontà e non è stato un grande sacrificio. Vi aspettiamo poi al buffet. Irene, se vuoi... Sono qua io. Ecco qua. Sono pronta. Chiudiamo in bellezza con la bella canzone finché facciamo la musica, foto. Maestro. Grazie a tutti per aver seguito la 7ª edizione di Italian Cheese Award. Vi aspettiamo ai prossimi eventi di Guru Comunicazione. Formaggio in Villa ad aprile. So, e Made in Maya. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out to die. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me how tenderly you should be. See how I live with every piece so you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out to die. The skies of your love remind me of as they kill me.